L'utilizzo dei fondi del Patto per il Sud da parte della città metropolitana di Catania al centro dell'incontro organizzato questa mattina da Forza Italia nella sede catanese dell'Assemblea regionale siciliana, alla presenza, tra gli altri, dell'onorevole Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'ARS, e dell'eurodeputato azzurro Salvo Pogliese. Secondo Forza Italia ci sarebbe un eccessivo squilibrio tra i fondi destinati ai 57 comuni della provincia e quelli destinati al comune di Catania, e a finire nell'occhio del ciclone è il sindaco di Catania, Enzo Bianco. Del sindaco Bianco, che da sindaco metropolitano ha disatteso le aspettative, le istanze dei comuni dell'intera area metropolitana. Sono 58 i comuni e non è uno solo, non è quello di Catania. Allora, se questi 332 milioni di euro che sono stati destinati alla città metropolitana di Catania, è giusto che per la gran parte vengano utilizzati sul comune di Catania, è altrettanto sbagliato che vengano lasciati fuori i restanti 57 comuni. Perché se facciamo eccezione per un'opera che riguarda una strada dell'Etna, gli altri comuni o le altre aree metropolitane, che sono il Calatino, ma che sono l'Acese, il Paternese, la parte ionica, il Pedemontano, sono rimaste completamente private da queste importanti risorse. Noi cosa faremo? Faremo noi un atto di diffida al sindaco Bianco di utilizzare queste risorse, faremo una comunicazione ai 57 comuni della città metropolitana e ai sindaci, ai presidenti dei consigli comunali, ma incontreremo anche il direttore del Dipartimento Nazionale per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per rivedere e riprogrammare questi fondi. Questi fondi devono essere distribuiti equamente a tutti e 58 i comuni della città metropolitana. Bianco deve capire e comprendere che non è soltanto il sindaco del comune di Catania, ma è il sindaco di un'area molto più vasta, che è appunto quella metropolitana, e in virtù della quale ha sottoscritto questo patto per il Sud.